come si sente di commentare, insomma, la decisione che sospende la delibera temporaneamente? Non c'è una particolare sorpresa, è una prassi abbastanza abituale, comunque è stata fissata il 7 novembre, quindi tra poche settimane la discussione sulla di merito sulla sospensiva, insomma, se accogliere o no davvero la sospensiva. Noi ci presenteremo, come abbiamo fatto col TAR, con la documentazione, cosa che non abbiamo potuto mostrare nella udienza precedente, perché il Consiglio di Stato ha sentenziato, diciamo, ha emesso questa ordinanza inaudita altera parte, quindi senza ascoltare o considerare le ragioni della Regione Abruzzo. Il 7 ci sarà questo confronto, io credo che, come ha fatto il TAR, anche il Consiglio di Stato verificherà la correttezza della procedura adottata. Voi siete convinti, insomma, della decisione, della bontà della decisione che avete preso a salvaguardia, insomma, dell'agricoltura, di tante problematiche che sono emerse? E anche a salvaguardia dell'equilibrio ambientale. Il primo dato da ricordare è che quando una specie diventa invasiva, è successo in mare con il granchio blu. Ora, siccome il granchio blu non è un peluche, non ha gli occhioni, non hanno fatto magari un bel cartone animato come è successo con Bambi, non fa tenerezza a nessuno, quindi il granchio blu si può sterminare per ripristinare l'equilibrio ambientale e salvare vongole, cozze e altre specie marine, ittiche. E lo stesso avviene dentro i boschi: se c'è una specie che diventa troppo invasiva, che mangia tutto ciò che trova, che toglie spazio vitale alle altre specie. Ora, se queste specie sono anche specie delicate e protette, come l'orso marsicano, come il camoscio d'Abruzzo e così via, noi abbiamo il dovere di proteggerle e di fare in modo che si mantenga un certo equilibrio tra tutte le specie, perché altrimenti la biodiversità verrebbe messa in pericolo dalla, diciamo, preponderanza di una specie che assume. D'altronde, questa pratica che scandalizza tanto in Abruzzo si fa in tutto il mondo. Io vorrei capire perché le grandi organizzazioni nazionali di tutela non hanno mai detto una parola e mai fatto neanche un grammo della campagna fatta in Abruzzo, in Toscana, in Emilia-Romagna, in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, in Friuli, in Liguria, cioè in posti dove la caccia al cervo viene fatta normalmente, cioè nel calendario faunistico venatorio. Non c'è bisogno di selezionare, di fare gli avvisi come stanno facendo gli ATC, anzi stanno in ritardo, per cui comunque sentenza o non, cioè ordinanza o non ordinanza del Consiglio di Stato, non sarebbe iniziata la caccia in questi giorni, perché si sta ancora facendo tutto il percorso di formazione dei selettori e di assegnazione delle quantità per verificare appunto quanti sono quelli che intendono cacciarli, perché noi facciamo solo proprio il minimo indispensabile, preleviamo una quantità di cervi che è inferiore del 5% alla quantità censita in Abruzzo. Ripeto che in tutto il resto e dovunque nel mondo esistano cervi, questa specie viene cacciata e in molti casi cacciata liberamente e senza limitazioni. Penso che lo scandalismo che si è, la propaganda e la mistificazione che si sta facendo in Abruzzo abbia evidentemente qualche finalità politica più che andare nel merito della questione, perché tutti quelli che hanno competenze, faunisti, biologi, zoologi, veterinari, dirigenti dei parchi che sono stati auditi nelle commissioni, hanno tutti, nessuno escluso, tranne le associazioni animaliste, tutti gli altri, e non parlo dei cacciatori o degli agricoltori che, come dire, sono la controparte, ma parlo degli esperti, dei tecnici, degli scienziati, ne sono stati ascoltati molti, almeno una dozzina, e tutti ci hanno detto questa è la pratica corretta per gestire le specie selvatiche, la fauna selvatica in un territorio. Tutto qui.